Incomincio. Vado io. Prima partita da titolare, bella prestazione. E che significa per te, che comunque sei arrivata da poco alla Roma, raggiungere comunque un risultato come il girone di Champions? Non è scontato per il secondo anno consecutivo raggiungere il girone di Champions. Io cerco di lavorare ogni giorno, dando sempre del mio massimo, e spero che il campo ripaghi il lavoro appunto fatto in settimana. Come ti stai trovando qui a Roma? Bene, mi sono trovata più subito bene, le compagne, anche soprattutto i tifosi, mi hanno accolta con grande calore e mi stanno già facendo sentire parte di qualcosa di grande. Invece, dal punto di vista tattico, come ti stai trovando negli schemi di Mr. Spugna? Diciamo che per le mie caratteristiche potrebbe essere un gioco diverso rispetto a quello che ero abituata a fare a Sassuolo, e appunto ci vuole del tempo, ma sono completamente disponibile a mettermi in gioco e appunto lavorare durante la settimana per rientrare nel progetto Roma. Hai già fatto 2 gol in campionato, un debutto sicuramente importante. Ti aspettavi un impatto così molto importante in campionato e che sensazioni hai visto che questa è stata la tua prima partita in Champions? No, sinceramente non me l'aspettavo, ma devo dire che rispetto all'inizio di questa stagione sento di essere migliorata. E poi ripeto, grazie anche comunque alla fiducia dello staff e delle mie compagne. Uno dei tuoi obiettivi è arrivare in nazionale, al 6° posto. Sì, sicuramente diciamo che è un obiettivo, io ci sto sempre lavorando e spero che l'obiettivo appunto riesca a raggiungere questo obiettivo. Venerdì c'è il sorteggio dalla fase di Champions League, preferenze di squadre da incontrare oppure no, oppure pensi che visto anche l'organico, la qualità della Roma, siano le altre squadre ad avere paura, del timore di incontrare delle tue compagne? Ma noi in ogni partita cerchiamo di fare il nostro gioco, non guardando chi abbiamo di fronte. Sicuramente le partite iniziano a essere più competitive, ma non dobbiamo assolutamente avere paura, perché abbiamo una grande rosa, siamo una grande squadra e potremo toglierci tante soddisfazioni. Grazie. Ma Barcellona non lo vorresti incontrare? Ma no. Però è vero che sono queste le partite belle da giocare, però. Grazie. Grazie.